Ciao a tutte, ciao a tutti. Allora, benvenuti e ben ritrovati sul mio canale. Oggi consueto appuntamento con la faccia del giorno, come ogni settimana. Scusatemi se non ho rispettato qualche appuntamento, perché sapete che comunque non ci sono stata, sono stata in vacanza e poi il mio computer si è beccato un virus e quindi ho avuto difficoltà a caricare i video. Per cui mi scuso anche con la Silvia che ha dovuto aspettare me che riuscissi a caricare questo video. Comunque, oggi eccoci qui, vi ricordo sempre che questo video è in collaborazione con Silvia, il suo canale è Silvia Makeup 77, ciao tesoro, e quindi vi ricordo di andare a vedere anche il suo video. Scusate, ma cioè io sto morendo di caldo, sto soffocando. Allora, innanzitutto vi faccio vedere il trucco che ho realizzato oggi, che ho chiamato trucco esalta abbronzatura, perché ho utilizzato tutti dei colori molto brillanti e vivaci che secondo me stanno bene con una pelle abbronzata e che quindi la mettono in risalto. Allora adesso vi faccio vedere, mi avvicino un attimino. Quindi questo è il trucco che ho realizzato, trucco sugli occhi. Come potete vedere sono tutti colori molto molto brillanti ed accesi. Poi ho enfatizzato, vedete, con questa matitina turchese, e questo è il trucco. Adesso vi dico i prodotti che ho utilizzato per realizzarlo. Partendo dalla base, in questo periodo sto utilizzando principalmente prodotti in polvere, cerco di utilizzare prodotti compatti che quindi mi creino pochissimo strato sulla pelle, perché veramente soffro tantissimo il caldo, e in questo caso ho utilizzato il Flat Perfection di Neve Cosmetics. Io ho la colorazione Tan Neutral, che è praticamente, come potete vedere, questa qui. Io con questo mi trovo davvero molto bene, e è il colore perfetto per la mia pelle, e ripeto, per questo periodo in cui fa veramente tanto 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 caldo, lo trovo molto adatto. Poi come correttore ho utilizzato questo correttore di Benefit, che è il Fake Up, e io ho la colorazione 02 medium. Allora, è questo tipo di correttore qui, è un correttore, guardate, vi faccio vedere, sembra quasi lucido, non so se riuscite a vedere bene, eccolo qui, che ha, se riesco a farvelo vedere, al centro praticamente ha come un balsamo idratante, ed è un correttore indicato per chi ha questa zona qui molto molto secca, e anche per le pelli mature, perché ovviamente su questa zona qui cominciano poi ad evidenziarsi i primi segni del tempo. Questo è un correttore illuminante ed ha un finish abbastanza luminoso, leggero, leggerissimo, che non mette in evidenza le rughettine. A me piace tantissimo. Poi come base per l'ombretto ho utilizzato il famosissimo I Love Stage di Essence, che comunque conoscete tutti, e io la utilizzo spesso perché la trovo comunque un'ottima base per tenere bene l'ombretto. Poi ho delineato le sopracciglia con una matita che ho acquistato e quando sono stata giù in Sicilia da Limoni, me l'ha consigliata mia cugina, ed è di questa marca qui, si chiama Allure Brown Pencil, eccola qui, questa qui, che si presenta come tutte le classiche matite per sopracciglia. Questa qui ha un effetto gel praticamente, e mi piace moltissimo, la trovo molto leggera, ho trovato il colore perfetto per le mie sopracciglia. Questa è la numero 10 Dark Brown, e io non uso il nero, come vi dicevo, preferisco usare qualcosa che sia più sul marrone, perché anche sui capelli neri le sopracciglia troppo nere, diciamo, non mi piacciono tantissimo. Poi, allora, per la realizzazione del trucco occhi ho utilizzato questa palettina di Essence, All About Sunrise, e questa è la numero 03 Sunrise, che è bellissima, eccola qui, che sicuramente conoscete tutte quante, è veramente tanto tanto bella. E l'unica cosa che non mi piace, i colori sono super pigmentati, che vengono giù veramente tantissimi brillantini, e però io applico una volta fatto l'occhio, applico dopo il correttore, pulisco tutta la zona, dopo applico il correttore, così risolvo il problema. Cosa ho fatto? Allora,
partiamo prima da questo. Scusate, mi sono impicciata un attimo. Allora, ho utilizzato questo colore qui, più chiaro, che è bellissimo, un color champagne super brillante. Non so, forse sono troppo davanti alla luce e si vede veramente, non si vede praticamente un tubo. Comunque è un color champagne molto brillante che ho utilizzato qui nell'angolo interno dell'occhio e sotto l'arcata sopraccigliare, proprio per dare questo bel punto luce bello bello acceso. Poi ho realizzato subito questa parte qui, la piega dell'occhio, prima di applicare l'ombretto sulla palpebra mobile, e ho utilizzato dalla Naked 1, che è la mia palette preferita della Naked, questo colore qui, che è il, non so se si dice Book o Buck, questo qui, che è questo bellissimo color, come dire, caramello, che non è molto scuro. Io lo trovo davvero davvero adatto, eccolo qui, per la piega dell'occhio, e quindi ho realizzato questa ombreggiatura. Poi sulla palpebra mobile, quindi qui, ho mescolato insieme questo bellissimo arancio e questo giallo girasole, bellissimo, sono super accesi e super pigmentati. E poi infine ho utilizzato questo colorino un pochino più scuro per creare qui una piccola ombreggiatura sull'angolo esterno dell'occhio. Poi mi piaceva rendere il trucco ancora più estivo e più colorato, e quindi qui sulla rima interna dell'occhio, come potete ben vedere, ho utilizzato una matita turchese della Essence, la Long Lasting, nella colorazione 17 Tutu Turquoise. Eccola qui, questa famosissima, la conoscete tutte, che ha un tratto veramente bello, ho rotto la punta. Eccola qui. Poi queste sono veramente super long lasting, nel senso che durano tantissimo. Io ho preso anche quella nera, ne ho preso una nera, una verde e una marrone. Poi questa volta non l'ho dimenticato, perché mi sono accorta che ogni qualvolta giro il face of the day mi dimentico sempre di citare il mascara, non so perché, perché poi tra l'altro è una cosa che io indosso sempre, è uno dei miei prodotti di make up preferiti, quindi non vedo perché devo dimenticarlo, però è così. E ho utilizzato questo, il Mega Valium Manga Punky, che è questo mascara con questa sorta di applicatore molto particolare, perché è il primo mascara che vedo con questo applicatore qui, super nero, e che fa delle bellissime ciglia, almeno su di me ha un bell'effetto. Ragazze, io sto morendo di caldo. Poi sulle guance ho utilizzato il mio blush color pesca preferito, perché credo che sia veramente uno dei blush color pesca più belli, almeno secondo me, ed è un blush minerale di Neve Cosmetics ed è il Daily. Allora, vediamo se... ecco, vedete? E questo colore qui è un bellissimo color pesca. Adesso vediamo se riesco a farvi uno sboccino, spero che riusciate a vedere, perché sto approfittando della luce naturale, però mi rendo conto che avendola completamente addosso non è facile. Ecco qui, questo qui ha un bellissimo effetto naturale, super matte, e ho scelto di utilizzarlo perché, avendo fatto un trucco abbastanza luminoso sugli occhi, mi sono mantenuta un pochino più matte sulle guance. Sto morendo. Poi come rossetto ho utilizzato per la mia prima volta un rossetto sui toni dell'arancio, perché non so, mi sembra di non stare molto bene con l'arancio, però questo mi piace veramente tanto. È un, vi dico prima che cos'è, ed è il Costa Chic. Il Costa Chic di MAC. Questo è un frost. Io non ho tantissimi frost, credo di averne 2 o 3, perché è il finish di MAC che io meno prediligo, perché hanno una durata veramente cioè non ne parliamo per niente, perché vanno via subito. Però questo è un colore veramente bellissimo, è un bellissimo arancio metallizzato. Allora,
Più che arancio sembrerebbe un color corallo, ma è molto molto bello. Questo è l'effetto sulle labbra e ho pensato che con questo trucco fosse perfetto. Allora, io spero di non aver dimenticato nulla, di aver citato tutti i prodotti che ho utilizzato, quindi questa era la mia, scusate se mi tocco sempre i capelli ma sto morendo di caldo, era la mia proposta per la faccia del giorno, spero che vi sia piaciuto, che abbiate preso spunto dai prodotti che ho utilizzato, fatemi sapere se li avete utilizzati anche voi e come vi siete trovati. Vi ricordo di andare a guardare anche il video di Silvia, il canale Silvia Makeup 77, e se vi va, se vi piace, iscrivetevi al suo canale. Io vi mando un grosso bacio accaldato e ci vediamo al prossimo video. Ciao!